Ma quanto è importante la negoziazione nella nostra attività di investitori immobiliari? Sicuramente è un elemento fondamentale il saper negoziare correttamente o perlomeno provare a mettere, diciamo, le persone che stanno dialogando sullo stesso piano e riuscire a capire quali sono, diciamo, le posizioni di entrambi per trovare una soluzione. Molto spesso ci troviamo magari a negoziare con l'agente immobiliare perché vogliamo portare una proposta o perlomeno cerchiamo di far accettare all'agente immobiliare una proposta che spesso lui è il primo a dire no, sicuramente così bassa non te la porto perché ho valutato l'immobile ad un prezzo più alto e quindi si ferma sulle sue posizioni. Riuscire a negoziare correttamente è un ottimo modo per poter ottenere un beneficio per entrambi le parti in causa. In alcuni contesti magari ci troviamo a negoziare direttamente con il venditore, ci sono delle situazioni nelle quali l'agente immobiliare ti permette di entrare in contatto direttamente con il venditore e quindi lì vai a negoziare la situazione relativa al prezzo, relativa alle condizioni. Insomma, ci sono molte cose che possono essere gestite e governate durante una negoziazione e riuscire a negoziare al meglio è una competenza fondamentale per noi investitori immobiliari, ma non solo, perché anche nella vita siamo sempre a negoziare con chiunque, per esempio anche soltanto con il nostro partner, quando magari si vuole andare in un posto piuttosto che in un altro, con i nostri figli, con le persone che conosciamo, insomma è sempre una continua negoziazione. E quindi qualche suggerimento, voglio darti qualche consiglio da poter adottare per poter negoziare al meglio. Naturalmente, come sempre, non esiste una ricetta magica, dei dettami precisi e specifici che facendo quelli si ottiene questo risultato, assolutamente. Anzi, mi farebbe molto piacere, dopo averti spiegato quelli che sono, diciamo, i miei consigli, leggere nei commenti quali sono le modalità che utilizzi tu per negoziare, quali sono le tecniche, perché ce ne sono veramente molte e tante sono veramente efficaci, altre un pochino meno, però alcune sono veramente molto performanti. Per cercare di introdurre al meglio la modalità che utilizzo io per negoziare, ho chiesto ad un amico che si chiama Davide Magni di fare un disegno o perlomeno di rivisitare un disegno abbastanza famoso e lui ha preparato questa vignetta. Come puoi vedere c'è un numero a terra e due persone lo guardano da punti differenti e da punti differenti hanno entrambi una visione corretta, perché per una persona è il numero 6, per l'altra persona è il numero 9. Hanno entrambi ragione, però sono in due punti differenti. Questo crea uno stallo, un blocco nella negoziazione. Quindi come si dovrebbe fare, o perlomeno come faccio io, non è che è una cosa che si dovrebbe fare. Io, come ti dicevo prima, ti do dei suggerimenti su quello che ho provato e ho trovato che funziona. Quindi quando sono a negoziare con un agente immobiliare, con un venditore, con qualsiasi altra persona, la prima cosa che faccio non è dire il numero è il 6 piuttosto che il 9, ma è passare dall'altra parte. Quindi se sto negoziando con un agente immobiliare, se sto negoziando con un venditore, passo dall'altra parte per vedere il numero che sta vedendo lui, per capire le motivazioni per le quali lui è su quella posizione. In questo modo riesco a capire i motivi, do comprensione all'altra persona, quindi la persona si sente tranquilla dicendo: ok, tu sei venuto dalla mia parte, stai guardando il numero che vedo io e capisci quali sono le mie motivazioni. Benissimo, fatto quello è molto più facile prendere la persona e chiedergli di venire dall'altra parte per vedere anche il tuo numero dall'altra parte. In questo modo che cosa si ottiene? Si ottiene un equilibrio, si passa dall'altra parte, si vede e si capisce il motivo per il quale questa persona vede il numero 6, per esempio. Benissimo, magari perché ha bisogno di vendere l'immobile, perché non lo può vendere ad una cifra più bassa in quanto deve saldare dei debiti pregressi. Potrebbe essere un motivo per il quale vede il numero in quel modo. Quindi, quando tu riesci a comprendere quali sono le sue motivazioni, hai modo di chiedergli di passare dalla tua parte e lì puoi proporre la tua versione. In questo modo hai la possibilità, uno, di comprendere i motivi per i quali l'altra persona ti sta dicendo questa cosa. Due, puoi andare a chiedere, dopo essere passato tu per primo dalla sua parte, di venire dalla tua parte e cercare di portare una soluzione a quello che è questo, diciamo, stallo. Non è un conflitto, sono due posizioni differenti. Non è sempre una parte legata all'economia, credimi. Ti posso dire che la negoziazione, soprattutto nell'ambito investimenti immobiliari, spesso non è il denaro quello che conta, spesso magari sono le tempistiche, spesso magari ci sono delle situazioni che non riesci a comprendere subito se rimani dalla tua parte, se vedi il tuo numero. Se invece tu passi dall'altra parte e vedi qual è il suo numero, capisci le motivazioni, puoi provare a portare la persona dalla tua parte e trovare una soluzione. Insomma, prova questa modalità. La prossima volta che ti trovi a negoziare con un agente immobiliare, con un venditore, prima di dire no, questo è un numero 6, quando magari lui vede un 9, passa di là e cerca di capire perché lui lo vede in quel modo il numero, cerca di capire quali sono le sue motivazioni e poi
chiedi di venire dalla tua parte. Ti posso garantire che se applicherai questa tecnica potrai ottenere dei risultati molto interessanti nelle tue negoziazioni.